Nello stand di Abruzzo Web al Salone della Ricostruzione, il presidente della provincia dell'Aquila ne ha letto, Antonio Crescentis, benvenuto. Prima uscita pubblica, perlomeno all'Aquila, insomma, diciamo così, in un evento legato alla ricostruzione aquilana, sarà uno dei temi del suo mandato. Ecco, partiamo proprio dalla nuova vita della provincia, un ente senza soldi, senza competenze e a costo zero di stipendio, si dice, è proprio così, chi ve lo fa fare se è così? Beh, intanto sì, la prima uscita pubblica ed è stato un piacere farlo in questo salone che è importante, che come dire, segna una valenza anche simbolica per la città e per il rilancio del territorio. In secondo luogo, non è vero che la provincia non abbia più competenze e non abbia soldi, è vero che ha ancora competenze importanti come viabilità, urbanistica e diciamo, rete scolastica, intesa sia come immobili quanto dimensionamento. Mentre è ancora più vero che invece le risorse a disposizione per queste funzioni, secondo i piani del governo, dall'anno prossimo non potrebbero assolutamente essere più sufficienti per assicurare servizi importanti come questi. Questa sarà oggetto di una grande battaglia, non solo mia come Presidente della provincia dell'Aquila, che spero di rappresentare al meglio perché questa comunità merita il meglio, quanto di una battaglia che invece sarà condotta da tanti presidenti di provincia, perché già il 15 maggio prossimo sarò a Roma per un'assemblea del Lupi dove si tireranno nuove linee per condurre quantomeno un confronto serrato determinato a testa alta con il governo. Prego. No, invece dicevo, per quanto riguarda la ricostruzione è un tema assolutamente delicato, è un tema per cui la provincia può e deve avere un ruolo importante, perché il piano di ricostruzione non è semplicemente una ricostruzione intesa in senso fisico, edile e materiale, che pure ha una sua importantissima valenza sotto ogni aspetto sia economico che sociale, ma il piano di ricostruzione deve avere una valenza urbanistica e quindi deve essere uno strumento di rilettura e di reinterpretazione del territorio, di un tessuto urbano, e in questo la provincia ha una competenza importante, potendo essere interlocutore di un accordo di programma con i comuni che debbono ancora sottoscriverlo. Senta, abbiamo parlato di scuole e togliamoci subito un dente, così diciamo che è un tema caldo, c'è un'inchiesta giudiziaria sui lavori che sono stati impegnati, sui fondi che sono stati stanziati per le scuole. Quale sarà il nuovo atteggiamento dell'ente rispetto alla governance di centrodestra che è appena fuoriuscita? Beh, intanto c'è un'inchiesta e quindi io sulle inchieste non commento mai, per stile e anche per correttezza. Dopodiché per quello che riguarda questa nuova squadra che è al governo di questo ente, tutto da rilanciare in un certo senso, noi proveniamo da esperienze molto simili, siamo tutte persone che hanno lavorato sempre con la massima trasparenza, con la massima dedizione al bene della collettività. Credo che abbiamo le carte in regola per continuare a farlo anche in un ente importante e delicato come questo. Ecco, è vero che i fondi sono quasi tutti stanziati per le scuole di Valle Peligna e Marsica e non per l'Aquila, come dicono alcuni esponenti politici evidentemente della città? Ma quando dovremmo rileggere un po' i documenti, perché per quello che so io e per quello che risulta a me, il ragionamento sulle scuole di Marsica e Valle Peligna era un percorso avviato per la parte del fuori cratere, quindi erano due canali completamente diversi. Quello che posso assicurare, visto che io sono il presidente di tutta la provincia dell'Aquila e non soltanto né della Valle Peligna né della Marsica né soltanto della città dell'Aquila, è che abbiamo un compito importante, assolveremo sicuramente l'obbligo morale di condurre tutte queste vicende, di gestirle e di avviare percorsi che siano equanimi, ma soprattutto che siano rispettosi delle tante differenze, ma dobbiamo lavorare in maniera uguale per tutti quanti. Senta, il presidente del Corvo in una delle interviste di fine mandato ha detto, appena eletto io pensavo di poter unire appunto tutta la provincia, come ci dice lei, dopo quasi 6 anni praticamente mi devo arrendere ai campanilismi, non è possibile. Lei invece è più ottimista da questo punto di vista o sono insuperabili queste differenze? Ma io sono ottimista per natura ed oggettivamente credo che la provincia debba avere un ruolo politico in questo senso, non è soltanto la provincia di chi amministra una strada o una scuola, che sono cose straordinariamente importanti nella vita delle persone. Credo che la provincia possa e debba essere un nuovo laboratorio dove i territori si confrontano, le forze politiche si confrontino di destra e di sinistra tutte quante, perché effettivamente manchiamo di coesione e forse se raggiungiamo un grado di coesione minimo, intendendoci come una comunità di un'intera provincia e non come 3-4 compartimenti stagni, probabilmente avremo più carte in regola per poter confrontarci non soltanto con l'Abruzzo costiero, che non deve essere inteso né come un nemico né come un avversario, perché deve essere inteso come un fratello che abbiamo accanto e che deve forse aiutarci un po' di più quando abbiamo bisogno e che dobbiamo aiutare noi quando abbiamo bisogno noi, quando hanno bisogno loro, possiamo solo così provare ad avere un futuro. Parlavamo prima di fondi europei e di fondi a gestione diretta, cosa che richiede partenariati internazionali. Se pensassimo oggi di
lavorare in quei termini, pensandoci come singole comunità invece che come una comunità intera, non faremo neanche un metro di strada in Europa. Ultima domanda, ecco, l'Aquila come intesa come città, proprio con una serie di impacci all'interno del centrosinistra, di litigi e di errori strategici, è rimasta senza un proprio esponente in consiglio provinciale e, come dire, sarà una responsabilità in più, lei la guarda da fuori chiaramente questa vicenda, però sarà una responsabilità in più che le toccherà come presidente garantire anche la rappresentanza al capoluogo? Beh, intanto io voglio ringraziare nel caso specifico dell'Aquila, perché altrimenti l'ho fatto già, tanto il sindaco Massimo Cialente quanto tutti i consiglieri comunali che hanno ritenuto di potersi fidare di me, non di me come Antonio De Crescentis ma come candidato presidente della provincia, che continueranno a farlo, e quindi voglio esprimere il mio personale e pubblico ringraziamento tanto a Massimo Cialente quanto a tutti i consiglieri comunali. Dopodiché vicende che afferiscono a equilibri interni di un consiglio comunale che attende tra 2 anni il nuovo voto sono vicende nelle quali io per abitudine non entro e non voglio entrare, non posso farlo, non mi va di farlo, mi va invece di sottolineare un aspetto che accanto alla città dell'Aquila che ci ha sostenuto e che mi ha sostenuto e accanto a quella di Avezzano e Sulmona che sono i centri più grandi, noi abbiamo ottenuto un risultato straordinario nei comuni sotto i 10.000 abitanti. Abbiamo lavorato in questi mesi, in queste settimane, lavorando, andando in giro a confrontarci con i sindaci anche del comune più piccolo in assoluto, perché pensavamo e pensiamo che probabilmente è una testa che vale, è un cuore che vale, non il voto ponderale, e infatti sotto i 10.000 abitanti abbiamo raggiunto l'80% di affermazione. Questo per dire che la provincia è tutta insieme, è una comunità di 108 comuni e quindi noi dobbiamo lavorare perché raggiungiamo un grado di senso di comunità che probabilmente in qualche caso viene meno e forse può venire meno in qualche caso anche in un consiglio comunale come quello dell'Aquila, per cui faccio un appello anche alla città dell'Aquila, ai consiglieri tutti, perché ritrovino, come dire, un minimo di serenità, perché la città ha bisogno. L'ultimissima, velocemente, la provincia con la riforma del Rio diventa un ente chiuso, tra virgolette, cioè quindi non votato dal popolo, meno aperto anche con l'assenza della giunta e il consiglio composto diversamente, ci vorrà uno sforzo di comunicazione e di apertura al pubblico ancora maggiore rispetto al passato? Sì, intanto credo che questo è un sistema ovviamente nuovo, non abbiamo uno storico ed è difficile giudicarlo, è stato anche complicato per noi, come dire, averci a che fare, perché io parlo per me, io sono diventato sindaco dopo aver fatto le primarie, e le primarie nella mia comunità le ho fatte nel 2007, non ieri, quindi adesso ci vanno un po' troppo di moda, noi le abbiamo fatte 8 anni fa, quindi per me, che è abituato a confrontarsi con le persone, insomma i cittadini, non gli addetti ai lavori, è stato anche anomalo, però abbiamo fatto di necessità virtù, ci siamo confrontati con i sindaci, con i consiglieri comunali, che intanto sono addetti ai lavori e quindi comprendono la valenza per esempio di un candidato rispetto all'altro, ma non perché lo dico perché ho vinto le elezioni, ma lo dico perché lo penso, lo pensavo anche prima. 2, perché comunque sono rappresentanti di comunità che quindi possono, nel caso di amministratori che si dedicano solo al bene della collettività, rappresentare bene le esigenze, e quindi forse su questo dobbiamo fare un po' più di sintesi. Certo, dovremo lavorare per dare maggiore rilevanza esterna a questa provincia, lo faremo senza spendere un euro, perché non abbiamo in nessuna intenzione di spendere soldi, non che i soldi nella comunicazione siano soldi spesi male, ma siccome non ne abbiamo non li possiamo certo inventare. Lo faremo con i mezzi a disposizione, grazie alla collaborazione della stampa come questo caso di oggi, quindi ringrazio Abruzzo Web, cercheremo di far capire alle persone che la provincia esiste e che può fare ancora bene. Grazie Presidente Crescentis. Grazie a voi, buona serata.